tutti, bentornati sul mio canale. Oggi sono particolarmente emozionata per questo video perché sarà un video in collaborazione con Teddy Factotum. Per chi non la conoscesse, Teddy è una ragazza bravissima che ha un canale creativo qui su YouTube che io seguo da moltissimo tempo e quindi sono molto felice di poter fare questa collaborazione con lei. Abbiamo deciso di realizzare, ognuna con una tecnica diversa, i due simboli più dolci del Natale, che sono l'omino e la casetta di pan di zenzero. Io mi occuperò della casetta e lei dell'omino. Vi lascio il link qui sopra e nell'info box per vedere il suo video. La casetta di pan di zenzero che ho creato è questa qua. Se volete vedere come l'ho realizzata, guardate il tutorial. A dopo! Iniziamo dall'occorrente. Innanzitutto vi servirà una scatola di scarpe. Poi useremo anche del feltro marrone e degli scarti di panno lenci. Per chi non lo sapesse, la differenza fra feltro e panno lenci sta soltanto nello spessore. Il feltro infatti di solito è spesso circa 3 o 5 mm, mentre il panno lenci generalmente è spesso soltanto 1 mm. Io adesso utilizzerò per la parte esterna il feltro, in modo che, essendo più spesso, dia più stabilità alla casetta. Per iniziare prendo la misura della parte più piccola della scatola. Questa ci servirà a realizzare sul feltro la facciata della casetta. Faccio però attenzione a lasciare circa 5 mm di bordo, sia da questa parte che poi da quest'altra. Adesso che ho riportato sul feltro questa parte della scatola, prendo un righello e cerco di trovare il centro del lato più lungo di questo rettangolo. In questo caso il lato misura 15 cm, quindi vado a segnare 7,5 e poi, sempre con il righello, traccio all'incirca 5 cm e poi collego gli angoli del rettangolo a questa linea che ho tracciato, in modo da formare un triangolo sopra il rettangolo. Questa in pratica sarà la facciata della nostra casetta. Adesso la andiamo a ritagliare e ne facciamo un'altra uguale. Adesso passiamo al lato più lungo della scatola. Usiamo lo stesso procedimento, quindi ricalcando la forma, ma questa volta ricalchiamo la misura esatta del lato. Due strisce ci serviranno per realizzare la parte laterale della casetta. Ed ecco qua, abbiamo tutti e quattro i lati della nostra casetta. Non ci rimane altro da fare che incollarli alla scatola con la colla a caldo. Iniziamo ad assemblare la casetta partendo dalle strisce laterali. Adesso andiamo a incollare le parti frontali. I 5 mm che avevamo lasciato sia da un lato che dall'altro serviranno a rifinire meglio l'angolino. Adesso la casetta è pronta per essere decorata. Per fare questo prendiamo degli scarti di panno lenci e li ritagliamo in modo da creare le decorazioni tipiche della casa di pan di zenzero, quindi le finestrelle, gli alberelli, i candy cane, i confettini colorati, la glassa, insomma tutto quello che viene fuori dalla vostra fantasia. Una volta fatto questo, incolliamo tutto sulla casetta. Thank you.
Spero che anche questa idea creativa vi sia piaciuta. Se è così, fatemelo sapere con un bel mi piace ed iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video. Ringrazio tantissimo Teddy Factotum per avermi dato la possibilità di collaborare con lei e vi do appuntamento alla prossima idea creativa. Ciao!